Buongiorno e benvenuti ad Autoprodottamente Burrasca! Allora, in questa settimana nel gruppo Telegram stiamo parlando di tecniche di sopravvivenza, quindi ora mi trovo qui al fiume per fare un video e vi farò vedere come si può purificare un po' l'acqua in situazioni di emergenza. Chiaramente se lo dovete fare fatelo solo in vera emergenza. Se riuscite a recuperare dell'acqua buona è meglio, se siete invece in situazioni proprio di natura dove non potete reperire acqua potabile, si può utilizzare questo metodo. Per iniziare ci serve un po' di argilla. Lì dietro, dopo vi farò vedere, ho trovato un bel po' di argilla. Utilizzerò l'argilla per fare una specie di vulcano che utilizzerò come depuratore. Andiamo a vedere come si fa. Eccoci qui sul costone del fiume, qui ho trovato un bel po' di argilla. Come potete vedere è un terreno molto argilloso perché si compatta molto bene. Con questo materiale andremo a fare una specie di vulcano. Con l'argilla in questa maniera fate bella compatta, deve essere, e che non ci siano vie di fuga per l'acqua. Ok. Bene, abbiamo fatto il vulcano, adesso abbiamo acceso il fuoco dentro. Se non tira, fate dei buchi laterali in maniera tale che arrivi l'aria e riesca a fare il fuoco, se no il fuoco si spegne all'interno. Abbiamo acceso il fuoco all'interno in maniera tale che poi l'argilla si solidifica tutta e diventerà una specie di piccola cisterna. Ok, fate un bel fuoco, aspettate un po' che si solidifica bene tutto. Dopo, alla fine, quando avete finito, aspettate che si raffredda la cenere all'interno, tirate fuori tutta la cenere e la brace che c'è, che poi andremo a riempirla con diversi materiali. Ah, dunque, mentre aspetto che si solidifica il depuratore con il fuoco, vado a recuperare dei legni o delle piante cave. In questo caso ho recuperato questa che è cava all'interno e la utilizzeremo per fare il rubinetto. Bene, una volta che si è solidificato e si è spento il fuoco, andiamo a mettere la cannuccetta che abbiamo preso prima in un buco che avevamo fatto per prendere l'aria e tappiamo tutti i buchi che c'erano per l'aria. Ok, vedete dentro, non so se si vede bene, comunque c'è della cenere. Adesso andremo a togliere la cenere che c'è dentro, la metteremo a lato, poi lasceremo un piccolo strato di cenere sotto, ok? Poi metteremo dei sassi di piccole dimensioni e della sabbia e poi un altro strato di cenere, di sassi e di sabbia, in maniera tale da riempire il vulcano. Quindi avremo cenere, sassi, sabbia, cenere, sassi e sabbia, ok? Siamo vicino alle cave e guardate un po', abbiamo trovato della sabbia. Guardate che bella sabbia, questa la utilizzeremo per depurare l'acqua. Fortunatamente avevo portato con me il pentolino e la borraccia, visto che ho portato il mio zaino di sopravvivenza. Se non avete visto il video dello zaino di sopravvivenza, lascerò qua sotto il link. In caso, se non avete questo materiale, potete utilizzare o dei tronchi cavi o delle foglie larghe, oppure vi fate con l'argilla, vi fate una ciotolina che poi cuocerete insieme al nostro bel vulcano depura acqua. Bene, adesso non resta altro che prendere l'acqua dal fiume, metterla qui sul vulcano e uscirà lo zampillo d'acqua da qua sotto e riempirò la borraccia con dell'acqua pulita. Chiaramente quest'acqua poi andrà fatta bollire per eliminare tutti i microrganismi che sono presenti e sono rimasti nell'acqua. Quindi adesso metterò qui la mia bella borraccia da riempire e inizierò a mettere l'acqua dentro il vulcano. In teoria tra un po' dovrebbe uscire l'acqua, ecco che sta uscendo l'acqua da sotto.
Ecco, come potete vedere sta iniziando a uscire l'acqua, ne esce pochina perché è chiaramente filtrata dai vari strati di cenere, sabbia e sassi. Adesso andrò a recuperarla con la borraccia e poi andrò a farla bollire per eliminare tutti i microrganismi. Chiaramente, ripeto, fate questo solo se avete proprio estrema necessità. Comunque, quella è sicuramente acqua più pulita di quella del fiume. Bene, da Autoprodottamente Burrasca è tutto, alla prossima!